Hallo, Matthias Weigang, Germany, Team Tubatini Fishing Tackle Max Germany. Heute hast du dabei momentan gewonnen, heute beim Mucke Revier, Mucke Spot. Was hast du Besonderes gemacht, speziell? Hast du einen Trick oder was hast du denn den Technik Besonderes gemacht? Ja, ich habe einfach geguckt, wo die Strömung genau bricht. Man muss genau da angeln, wo die Strömung minimal kleiner wird. Genau an dem Punkt, da ein bisschen Futter liegen bleibt. Das Wasser war heute extrem schnell. Wir hatten unheimlich viel Strömung. Das Wasser war ein bisschen trüb. Die Hauptströmung, genau am Rand von der Hauptströmung, da gibt es einen kleinen Punkt, der ist maximal einen Meter breit und da muss er genau liegen. Wenn ein Fisch kommt, fängt man dann immer da. Okay, Matthias dice che praticamente oggi c'era tanta acqua e anche un po' sporca, come tutti avete visto. Quindi bisogna trovare un punto speciale, massimo di un metro di larghezza, dove la corrente non sia troppo veloce e neanche ferma, nel senso il punto tra la corrente velocissima e la corrente meno veloce, trovare proprio la linea perfetta. Lui l'ha trovata e i pesci sono usciti. Come ha impostato quindi la sua gara, con che approccio, con i bigatini, con pastura, cos'è che gli ha reso di più? Hast du lieber Futter oder Maden, Würmer, was hast du am liebsten? Ich habe eine gute Kombination von unserem Futter Next Generation Range, Fließwasser Master Mix benutzt mit Competition Mix halb und halb. Ja, wichtig war in meinen Augen, dass das Futter lange im Korb bleibt und die Lebendköder somit, also die Maden, erst später freigibt. Wenn das Futter sofort rauskam, das scheucht nur den Fisch unnötig auf. Dann müssen langsam rauskommen die Maden und dann kommt auch der Biss. Lui dice che ha impostato la pesca con un pasturatore abbastanza grosso, con la pastura compatta, di modo che la pastura e i bigattini uscissero molto lentamente dal pasturatore. Se la pastura e i bigattini escono troppo velocemente non arrivano sul punto vicino all'amo, quindi è una pasturazione magari per il concorrente a valle. Quindi pastura e bigattini compatti nel pasturatore
e un'azione di pesca un po' più lunga degli altri. Bene, direi che con questa dichiarazione noi facciamo i complimenti a Mattias, non solo perché oggi ha vinto il suo settore nel tratto Le Mucche, ma perché, come ricordiamo tutti, la prima edizione Mattias è stato protagonista arrivando secondo sul podio dietro a Luca Pera. Quindi dimostra veramente su questo campo di gara, su questa drava, di essere grande protagonista e grande interprete della pescata. Quindi bravo Mattias, domani seconda mans, ti seguiremo, perché vederti pescare è veramente uno spettacolo. Grazie. Grazie anche a Mirko e a presto. Alla prossima manche, sempre sul fiume Drava. Ciao. A domani. Di questa manifestazione, Gilles e Mattias. Mattias, una grande prestazione nel 2016, secondo assoluto, e quest'anno non hai sbagliato, primo assoluto. Questa drava non ha segreti per te. Mattias und Gilles, die zwei beste Fischer von Euer. Und vorgestern Mattias auch zweiter Platz, Euer Gewinner. Was hat die Drau mit dir? Oder hat keine Secret für dich? Du hast alles richtig gemacht. Ja, die Drau ist ein Gewässer, was mir eigentlich relativ liegt. Unsere Heimatgewässer, der Rhein zum Beispiel in Deutschland, ist ähnlich von der Strömung. Heute war es über. Ja, ich ziehe heute einen Platz, das ist überhaupt kein geschickter Platz, unterhalb von einem Bach, der noch reinkommt, da kommt extrem kaltes Wasser rein. Gestern war auf dem Platz oder das ganze Steilstück wurde gar nichts gefangen. Für mich gab es nur eine Lösung, ich muss versuchen, an die Barben zu kommen, über dem kalten Wasser hinweg und mit einem großen Köder einfach stur auf eine Barbe angeln. Und das hat funktioniert, perfekt. Okay. Lui dice praticamente che la Drava è un fiume che ama perché c'ha tanti pesci diversi, tanti pesci quindi anche di quantità, e praticamente hanno fiumi in Germania dove sono fiumi molto simili alla Drava, quindi sono abituati a queste correnti, a queste portate d'acqua. Oggi il suo picchetto era molto sfortunato, nel senso che c'era il torrente con l'acqua fredda che entrava, quindi ha cercato prima di pescare qualche salmonide e non è funzionato. Allora ha messo un'esca molto grossa e è andato a centro fiume quasi, con un innesco molto grosso, con vermi e bigattini, a cercare il barbo. Ha trovato i barbi e è andata molto bene. Bene. Adesso facciamo una domanda a Gilles, l'abbiamo visto pescare le brem, è stato senza pesce per 3 ore e poi si è scatenato. Cos'è successo? Ha capito la pescata, è cambiato il fiume per trovare le brem nella parte finale della gara? Che cosa ha fatto per riuscire a fare questa bella pescata? Gilles, beim Kraftwerk ist wichtig Gewicht, so wie überall, aber Gewicht machst du mit Praxen. Du hast vom Anfang Braxen gesucht, aber die erste 2-3 Stunden war nichts, Erfolg, kein Fisch. Auf einmal 7 Fische. Ja. Was ist passiert? Die Strömung die fiel weg und dann kam das Wasser ein bisschen hoch und ich denke, dann wurde das ein bisschen ruhiger. Und ich denke, dass da die Braxen angekommen sind. Ja. Aber wir haben die ganze Woche haben wir da geübt, im Montag, Dienstag, und die richtige Taktik haben wir da bei den. Ich glaube, ganz schön gut rausgefunden.
Ok, dice che praticamente da quando si è alzata l'acqua ha trovato una linea, un nervo di acqua dove faceva un rigiro. Loro si sono allenati 2 o 3 giorni prima della gara, hanno trovato il sistema, hanno capito il fiume e questo vuol dire tanto. Quindi ha trovato lo spot giusto e la montatura adatta. 7 pesci, quasi 8, e il primo e il secondo posto molto vicini, 500 grammi che li dividono, fantastico. Un derby, si può dire, vinto da Mattias, eh? La Germania contro l'Olanda, insomma una bella sfida che poi li troveremo ancora nella Coppa Coppa dei Campioni! Campioni. Quindi complimenti a questi grandi due campioni di pesca, Mattias e Gilles, e li ritroveremo sicuramente ancora nelle prossime manifestazioni di Match Fishing e Gargantini. Ok, Grazie, grazie. grazie, Complimenti. grazie. Grazie Mattias. Ires. Grazie. Ok.